Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io sono Pasquale, il vostro risparmiatore e investitore della Porta Accanto, e oggi il consueto appuntamento con l'aggiornamento del mio portafoglio. Come sempre lo faccio in maniera trimestrale. Oggi andiamo a vedere come è andato a performare il mio portafoglio in quest'ultimo trimestre, con chiusura ovviamente data del 31 settembre 2021. Cosa ho fatto in questi 3 mesi? Quali aziende ho inserito in portafoglio? Cosa ho acquistato? Andiamo a vedere come ha performato. E soprattutto andiamo a vedere se lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube è un ottimo investimento, perché secondo me è il migliore. Bene, prima di iniziare ad illustrare un po' quelli che sono i miei rendimenti, come è andato a variare il portafoglio, volevo fare anche un reminder, cioè che il mio obiettivo non è battere il mercato, non è fare un tot di dividendi all'anno, ma ho un obiettivo ben preciso, che è quello di fare tra l'1.2 e l'1.5 percentuali, punti percentuali di guadagno in media mensile. Per cui il mio guadagno trimestrale dovrebbe oscillare fra il 3.6 e il 4.5% a trimestre. Negli ultimi 3 trimestri ci sono riuscito. Vediamo in quest'ultimo trimestre com'è andata. Andiamo prima ad andare a fare una carrellata dal mio portafoglio, in cui ho inserito tutti i dati su Simply Wall Street, e poi andiamo anche sul file Excel, andiamo a vedere quali sono le aziende che hanno performato meglio, quelle che hanno performato peggio e quanti dividendi ho incassato. Bene, pronti? Andiamo subito allo schermo di Simply Wall Street. Allora, qui possiamo vedere innanzitutto quante sono le holdings che ho a disposizione. Sono 15 in questo momento. Il massimo che mi sono dato è 20-25. Andiamo a vedere come diciamo, va ad evolversi il portafoglio, anche perché in un certo periodo del mio portafoglio, nel lungo periodo, potrei andare a decidere di liquidare qualcosa per acquistare qualcos'altro. Il mio obiettivo, come sempre, è quello di generare entro un tot di anni, non so, 15 anni almeno, un flusso di dividendi costante che mi permette di avere una seconda entrata fissa, una rendita fissa mensile, che mi permette appunto di rilasciare un po' la tensione dal mio lavoro di dipendente. Comunque, le 15 posizioni che adesso ho aperto, e le andiamo a vedere subito per chi mi segue sa già quali sono AllianceBernstein, Alphabet, per cui Google, Microsoft, Iron Mountain, Stagg Industrial, Gladstone Land, Ares Capital, Prospect Capital, Stellus Capital Investment, Pembina Pipeline, Main Street Capital, Caterpillar, che è stata aggiunta proprio in quest'ultimo mese, Realty Income, PepsiCo, che è stata aggiunta 2 mesi fa, e infine Bank of Nova Scotia. Per cui andiamo a vedere un attimino qual è il sommario del mio portafoglio, che si può vedere, cerca di stare più o meno in un ambito abbastanza ponderato e bilanciato, un po' sotto tutti i punti di vista. Questo ritorno non è esattamente corretto. Simply Wall Street ogni tanto fa qualche errorino, ho fatto meno. Questo da quando l'ho creato il portafoglio su Simply Wall Street. Andiamo un attimino a vedere come è diversificato il portafoglio. Il mio obiettivo è avere almeno un 60-70% di REITs, ma con le nuove aggiunte che ho fatto in quest'ultimo trimestre, in quello precedente, nel quale sto cercando di andare a costruire il portafoglio, la diversificazione è un po' cambiata. E per cui andiamo a vedere prima di tutto come in termini percentuali come si compone il portafoglio. Il market value più alto è quello di Google, dove ho un'azione intera che mi sta dando un ottimo rendimento ed ha un 13% di allocazione. Poi tutte le altre sono più o meno ponderate intorno alla stessa ponderazione. La funzione più che altro è che io investo di solito 1000 dollari, anzi 1000 euro per ogni posizione, poi in funzione di quanto guadagnino o perdino, per cui quali sono le performance del portafoglio, questa percentuale può oscillare fra un 7,5% a un 5,5%. Andiamo a vedere la diversificazione dal punto di vista delle industrie, e come dicevo prima, il mio 60% in questo momento è un 30% di REITs, diviso fra Iron Mountain, Gladstone Land, Realty Income e Stagg Industrial. Poi c'è il Diversified Financial, che sono i miei BDC, Business Development Company. Abbiamo Main Street Capital ed AllianceBernstein. Ovviamente Software and Services, Microsoft. Pembina Pipeline per quanto riguarda il midstream, il trasporto degli idrocarburi e gas. 16% su Google come Interactive Media and Services. Banche, Bank of Nova Scotia. PepsiCo per quanto riguarda i soft drink e Caterpillar per quanto riguarda le costruzioni industriali. Attualmente il mio portafoglio dovrebbe essere molto sottovalutato rispetto al valore intrinseco delle singole aziende, ma ovviamente questo è tutto da vedere, perché i parametri, appunto, io non mi fido tantissimo di Simply Wall Street, bisogna sempre prendere un attimino con le pinze tutte queste valutazioni che fa, perché
però ovviamente sono molto contento di quello che è il mio portafoglio in questo momento. Per quanto riguarda la salute finanziaria, andiamo a vedere che è un portafoglio molto indebitato, ci sono aziende che investono tantissimo, soprattutto per quanto riguarda REITs e i BDC, e ovviamente la classe di indebitamento viene alzata da queste aziende. Però per quanto riguarda i dividendi, e questi sono i dividendi lordi che andrei a ricevere durante l'anno con le posizioni che adesso ho aperto. Ovviamente il mio obiettivo è quello di andare a aumentare un certo numero di posizioni, e parlo soprattutto di queste nel mezzo, che sono quelle in cui punto tanto, da praticamente da Steg Industrial fino a Pembina Pipeline massimo, o Main Street Capital borderline, diciamo, perché c'è appunto una strategia su BDC e su i REITs, che è quella su quale sto puntando. Però una volta che ho creato le mie 20 posizioni nel portafoglio, ovviamente andrò a valutare i singoli ingressi su queste aziende, tutte quelle che sono inserite nel mio portafoglio, a un po' ingressi che vengono valutati in base a quanto l'azienda e il suo valore sul mercato azionario può salire o scendere. Andiamo a vedere un attimino anche un'altra cosa, e questo lo andiamo a fare sul file Excel, e cioè quant'è il guadagno reale di questo trimestre, se sono arrivato a seguire quella che è la mia strategia, per cui se sto guadagnando quanto mi sono proposto, e quali sono le migliori 4 e le peggiori 4 in termini di rendimenti nel mio portafoglio. Ultima cosa, il mio dividendo medio è il 4.35%, con un equivalente di quasi 800 euro annuali. Ed ecco in realtà quello che effettivamente sono i rendimenti di questo trimestre. Sono partito con una chiusura nel trimestre precedente di 13.196 euro e avevo ricevuto circa $28.34 di dividendi nel trimestre precedente. Nel secondo trimestre appunto ho aperto con questo valore, ho versato 2.200 euro e ho chiuso con 17.902 euro totali. Per quanto riguarda i dividendi invece il valore arrivato l'ho appena corretto perché mi ero dimenticato di aggiornarlo, ho incassato in questo trimestre 71.7 euro di dividendi, in realtà sono di più, però non so perché Widiba ancora non mi ha versato 3 dividendi che sono Main Street Capital, Ares e Pembina, non so per quale motivo, sono un po' in ritardo, infatti sono molto tentato di andare a trasferire i miei fondi su altro broker, trasferire il proprio portafoglio, perché i ritardi che hanno nel pagamento dei dividendi non li ho mai avuti da nessuna parte, neanche su Trend212, che in realtà è un broker estero, e non so come mai. Vabbè, comunque, per quanto riguarda le migliori performance, questi al momento sono quei titoli che stanno performando meglio. AllianceBernstein mi sta dando dall'inizio dell'apertura della posizione 23%, Google 22.6%, Microsoft 15.5% e Stag Industrial 12.19%. Le peggiori performance non sono così tanto male, considerato che settembre ho visto, da quello che ho letto, che l'ultima settimana è stata un po' un bagno di sangue, per cui molto probabilmente avrei potuto raggiungere il mio obiettivo se uno di quei giorni dell'ultima settimana di settembre non fosse stata così rossa. Comunque, Bank of Nova Scotia, meno 3.90%, PepsiCo, meno 3.12%, Realty Income, meno 2.70%, Main Street Capital, meno 0.65%. In realtà, PepsiCo è una posizione che ho aperto ad agosto, per cui non mi aspettavo che salisse subito alle stelle, poi si sa, è un'azienda poco volatile, non è un'azienda piccola e ben strutturata, per cui ho pensato che ci volesse molto tempo per andare insomma a dare i suoi profitti. In realtà me ne è andati un po' prima e di questo sono contento, però ciò nonostante posso ritenere molto soddisfatto di questo trimestre, perché mi aspettavo, da quello che leggevo nelle notizie appunto di settembre, un settembre che è stato brutto, particolarmente cattivo, di andare ad ottenere un rendimento veramente negativo, di andare a perdere soldi. Invece comunque sono riuscito a performare bene, non ho performato secondo però i miei standard, non ho fatto fra il 1.2 e l'1.5% mensile, ma in realtà, come si può vedere di nuovo, la performance totale è stata un 2.36% sul trimestre, che è un punto percentuale in meno, diciamo, del minimo di cui mi ero proposto, perché il 3.6% è circa un 1.24% percentuale. Poteva andare meglio, poteva andare decisamente peggio. Da quando ho aperto questo portafoglio, e per cui da giugno del 2020,
attualmente sono quasi a un 21% di guadagno totale, più che soddisfacente per quelle che sono le mie strategie, per quella che è la mia strategia di investimento. Non mi aspettavo sicuramente dei rendimenti eccezionali e sono parecchio soddisfatto. Bene, questo è l'aggiornamento del mio trimestre, di questo trimestre, e sto cercando appunto di completare le posizioni nel più breve tempo possibile. Ho le mie aziende in watchlist, non le ho inserite tutte, spero in un piccolo crollo quelli, sto accumulando un po' di liquidità, in questo momento non ne ho tantissima, cerco di accumulare sperando che verso dicembre ci sia un po' quel movimento particolare in cui si cerca di vendere tutte quelle aziende che sono in perdita per non dover pagare i gains dell'anno precedente. Vediamo come andrà, io sto accumulando e ovviamente sto cercando anche di diversificare un po' il portafoglio e di raggiungere quello che è il mio obiettivo principale, che è quello dell'indipendenza finanziaria attraverso un flusso di cassa da dividendi che ancora non c'è. Ci vorrà un 10-15 anni per poter realizzare quello che mi sono proposto, però piano piano, un passetto alla volta, ci si arriva. Quando si va in salita in montagna la salita non sembra mai ripida, però insomma salendo ci si ritrova a 2, 3, 4 mila metri di altezza, ed è quello che sto cercando di fare. Piano piano, salendo, si arriva dove si vuole arrivare. Ovviamente se questo aggiornamento è stato di tuo gradimento, fammelo capire con un bel pollice in su, perché mi rende felice e mi farebbe anche piacere capire quali sono le tue considerazioni rispetto a questo portafoglio, rispetto ai suoi rendimenti e rispetto a quello che è la mia strategia di investimento, ovviamente aprendo una conversazione in maniera educata e costruttiva. Accetto le critiche se sono costruttive. Se sei nuovo sul canale, per favore iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo, e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!